Le istituzioni con l'ISAP hanno iniziato un percorso il 6 dicembre qui a Carini di dare segnali anche di carattere culturale e sociale rispetto a un contesto che l'area industriale di Carini, come saranno anche le altre aree industriali, interessate a un nuovo progetto, non è soltanto amministrativo o anche di denuncia a quelli che sono stati i contesti delle aree industriali della Sicilia, ma anche di coinvolgere le forze sane di ogni territorio che insieme alle istituzioni rappresentano anche un segno importante che deve penetrare in tutta la Sicilia di carattere culturale e sociale. Abbiamo fatto il giorno 6 dicembre l'esposizione delle tele di Porcasi, proprio come segnale anche di memoria ai caduti per mano della mafia, ma è un cammino che facciamo insieme con le istituzioni, ma anche chi rappresenta momenti alti del messaggio sociale, del messaggio cristiano e umano, che deve appartenere a un unico processo che l'ISAP ha interpretato già alcuni anni fa e che intende portarlo avanti anche in questi contesti. In questi giorni, in preparazione alla festa del Natale, sto visitando una serie di aziende nella zona di Carini, aziende purtroppo in difficoltà, in crisi, ma anche aziende che danno speranza, come quell'azienda di oggi. Mi pare importante che ci sia da parte di chi ha responsabilità politiche e sociali un impegno per sviluppare il lavoro. Il lavoro è un bene fondamentale della nostra società. Allora io mi auguro che ci possa essere un impegno perché si possa sviluppare un'economia collegata con la legalità, perché non ci può essere vero sviluppo senza legalità. Ecco, io sto girando in questi giorni le varie aziende e mi rendo conto delle difficoltà che ci sono, ma mi rendo conto anche della volontà che c'è nei lavoratori, e dietro i lavoratori ci sono le loro famiglie, di guardare al futuro con speranza. È importante che chi ha il potere politico, ma anche chi si impegna nella società, collabori al bene comune favorendo il lavoro di tutti. Questo è un tema che anche negli ultimi anni è stato affrontato dall'associazione datoriale, Confindustria. Credo che abbiamo fatto una battaglia, essendo io presidente dell'associazione di Confindustria qui palermitana, e quindi siamo assolutamente convinti che non ci possa essere sviluppo se non c'è un rispetto della legalità. Ma dalla legalità, voglio dire, al di là di quello che poi fanno le forze dell'ordine, le forze investigative, la magistratura, io credo che ognuno di noi debba fare la nostra parte, rispettando i propri lavoratori nelle proprie aziende, rispettando il territorio, rispettando tutto ciò che ti sta attorno. Non puoi puntare su questo e poi pretendere che chi viene a lavorare, ma soprattutto che ti sta fuori, invece rispetti le regole. Dobbiamo essere probabilmente noi imprese a dare l'esempio, questo sì, non è facilissimo, mi rendo conto, ma è una sfida a cui non possiamo sottrarci. Questo è la sintesi dell'ultimo nato, di questo pificio che si affianca a quello preesistente realizzato nel 99. Vorrei ricordare, è stata una battaglia durissima che non ci ha regalato nulla a nessuno, naturalmente, perché non l'abbiamo avuto assegnato, ma noi l'abbiamo acquistato dall'amministratore giudiziario.
e questo proprio a testimonianza della nostra caparbietà di volere comunque fare impresa in un territorio che ha tante difficoltà. Questo giova a ricordare che siamo su Carini, che insomma è stata ricordata recentemente tutta una serie di vicende che hanno visto protagonisti a fenomeni mafiosi, insomma, di condizionamento pesante. Noi ci siamo, ci vogliamo continuare ad essere, e quindi a dispetto di tutto quello che il territorio può non offrire, ecco, vogliamo continuare a fare impresa, questo certamente sì. Il nostro è un prodotto veramente particolare, voglio dire, è un prodotto che vede una clientela di primissimo piano, vede delle multinazionali che costruiscono dei gioielli di tecnologia che oggi sono i treni veloci, ma sono anche i treni regionali, e quindi è del tutto evidente che far parte, ecco, di questa filiera di fornitore per noi resta un motivo di orgoglio. Il fiore all'occhiello può essere certamente il freccia rossa, però ecco, non disdegnerei di ricordare anche i treni regionali francesi per lo standard qualitativo richiesto, per l'aver dovuto superare un lungo percorso di certificazione che ci ha visto, insomma, impegnati tutti quanti, tutti i settori dell'azienda per poter acquisire questa ed altre importanti commesse sui territori internazionali, sui territori esteri. Ecco.